Bene, ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e oggi ci facciamo una partitina a Neverwinter. Ultimamente ho acquisito qualche nuova abilità e devo dire che graficamente sono rimasto stupito perché quando le lancia queste magie, queste abilità, diciamo, sono molto di effetto. Una in particolare. Allora, tanto scegliamo, io poi l'altra volta ho venduto un po' di cose, ho modificato, ho controllato se potevo indossare dei nuovi vestiti che avevo. E quindi ho messo tutto. Ora qui c'è il copricapo. Abbiamo il copricapo crudele di livello 12, colpo critico e difesa. Difesa e movimento. Io metterei colpo critico. Poi, anche qui abbiamo colpo critico, qui abbiamo difesa. Io non so cosa sia rubavita, ma penso che lo dica la parola stessa, credo che tolga energia. Però colpo critico, secondo me, forse un pochino più, se si riesce a fare a crittare, non è neanche male, no? Voglio dire, anche qui difesa, io punterei sul critico. Deviazione, qua aumenta i punti ferita massimi. Forse questo no, perché punti ferita non lo so, non è che mi convince, dovrei cercare di studiare un po', veramente. Allora, qua bisogna avere una chiave e qua viene fuori la magia di questo gioco, perché la chiave te la devi comprare, se non sbaglio, non hai una chiave per aprire il forziere della nuova vita, vuoi acquistarne una e devi acquistarla con i soldi del gioco che naturalmente vanno comprati col grano, quello vero. Allora, equipaggiato amuleto protettivo, volevo solo vedere una cosa. Io ho due amuleti. Dov'è che posso vedere? Sapete che... Ah, personaggio, scusate, non l'ho visto. Allora, anello, anello. Qui diciamo che mi mancano gli anelli. Testa, equipaggio un oggetto, ok, moda nascosto, tunica del contadino, rimuovi, controlla, modifica aspetto. Vabbè, per ora mi accontento di questo. L'unica cosa, appunto, volevo vedere... Volevo vedere se... La testa... Indossa set di oggetti moda... Opzioni.
Rimuovi, disattiva rappresentazione visiva, preferisco così, sinceramente. Ah, ecco, indossa il set di moda, ho capito. Quindi io sotto potrei tenere solo dei vestiti per figura. Allora, vediamo un attimo. Perché missioni da fare non ne ho, però qua mi dà qualcosa. Ok. Ready to help? Kartok Paingiver is one of the Orc Warband leaders Entra nella responsible for the sala Tomb della of Guilda Brother dei Merchant mercanti e Square. sconfiggi. These soldiers have taken over the Orc Vabbè, merchant sto Guild tizio Hall. qua. We need you to go in and take him down, Lorin. Vediamo dove ci porta. Allora, qui abbiamo il piano di sopra, poi potremo andare. Ok, qua. Queste nuove abilità. Tanto ne proviamo una sola. Questo suona molto di effetto. E già questa non è male. Volevo solo vedere qua il piano di sopra, se si può salire e cosa c'è. Ok. Ragazzi, veramente, è diventato adesso il personaggio così molto forte. E qui ne abbiamo un'altra, che però adesso non è caricata come abilità. Quando premo qua, ce ne sono altre due qua sotto. Volevo solo vedere se c'era da prendere qualcosa. E infatti qua ci sono delle monete. Vediamo se anche qua ci sono delle monete. Sì. Ok. Questo e andiamo avanti. Qui ci sono, sono già pronti. Adesso sto incominciando ad avere abbastanza soddisfazione perché incomincio a menare in maniera decente. Cioè, veramente, uno spettacolo. Così è uno spettacolo serio. E non avete visto questo.
questo fa veramente è spaziale. Vediamo se riesco a posizionarlo. Ok. No, non l'ho lanciato. Non l'ho lanciato. Vediamo se riesco qua a metterlo. Ah, ho fatto un danno. Niente. Niente perché nella foga di provare questa abilità, vabbè, pazienza. Richiesta di aiuto, rilascia. Pergamene naturalmente sono da acquistare. Allora, qua mi fa ricominciare da capo. Praticamente questa devi cliccare, ma posizionarla e poi ricliccare lo stesso tasto. Io invece ho fatto un errore. Il problema è che non ho più pozioni e questo non è una cosa bella. Perché non avendo più pozioni, io me lo vado a prendere nella sacchetta perché non so se ce la faccio. Nonostante. Però vediamo. Facciamo così. Ah, ecco, quelle sono mosse che si possono usare quando si carica quel tipo di energie. Allora, vediamo un po' se abbiamo qualcosa nello zaino che sia in grado di darmi un pochino più di potenza, ma non credo proprio. Oggetti utili, non possiedi ancora nulla di questo tipo. Quotidiani, la borsa è quella che è. Questo borsellino contiene dei seguenti oggetti: moneta, pacchetto benedetto, pergamena del teletrasporto. Apri, fammi vedere. C'è un po' di Congratulazioni, il tuo borsello conteneva una ricompensa di qualità non comune, rosa del deserto. Una risorsa usata negli incarichi di creazione più comuni, puoi trovarla completando le prove. Questo fiore giallo, trifoglio scuro, usato per. Boh, ne devo scegliere uno. Apriamo. Pacchetto benedetto. Elisir riflesso. Cristallo, oggetto ricevuto. Vabbè. In pratica spero che abbiamo. C'è un problema. C'è un problema, devo capire cosa. Pozione forza minore, aumenta il potere di 20. Elisir di precisione, ti darà un punto di colpo critico in più. Appena si avvicinano. Sì, non li devo spostare, quindi.
Niente, non ce la faccio. Non ce la faccio perché allora, richiesta di aiuto. Allora, pergamena nella vita di Mars. Rilascia. Rilasciando il tuo spirito nell'ultimo punto di genitore, ti ho pagato questa notte. Vabbè, rilasciamo qua. Ci riprovo, però, cacchio. Riuscissi a trovare almeno una pozione come si deve. Non c'è niente. Allora, abbiamo detto che queste mi davano forza, colpo critico, e consumiamo magari una. Sei ferito? Vediamo se abbiamo qualcosa per ripristinare le ferite. Non direi. Non direi. Sono ferito, ma non ho niente per ripristinare le ferite. E per di più qua dentro non c'è niente. Qui è possibile accedere al negozio, ok? Fortunatamente lì ce n'è rimasto uno solo. Prendiamo tempo. Riusciamo a farli fuori. Cane, muori. Porco zio, mi stai facendo veramente incazzare, eh? Però è morto. Finalmente. Ce l'ho fatta, gente, proprio. Perché penso che le pozioni, non so se si comprano. Richiede kit o abilità dungeon. Perché io non ce l'ho questo. Kit del ladro ce l'ho. Sì, ma me l'avrebbe fatto usare, penso. Si vincola l'equipaggiamento, richiede classe mago del controllo, equipaggia, identifica, consigliato, difesa e deviazione. Non puoi equipaggiare questo oggetto. Motivo? Ah, il livello. Il mio livello, maledetto. Poi.
è ancora finito, vero? Qui da raccattare non c'è nulla. Porca miseria, sto qua. Richiede la chiave, aia. Mi sa che devo ammazzare quello lì. Male che quello non è venuto. Solo che qua muoio. Muoio, gente. Qua ci lascio la piuma. Pozione della forza minore aumenta il potere. Colpo critico. Potrei usare quella lì. Com'è? Minchia, la sono già dimenticata. Quella colpo critico è azzurra. Usiamola. Batterlo qua a manate. Penso di farcela. Lo sapevo io. Proviamo richiesta di aiuto. Come faccio qua? Come faccio? Ditemi voi, io esco. Devo comprare delle pozioni. Perdi tutti i progressi, merda. Il problema è che non ce la faccio io a batterlo quello lì. Senza una cavolo di pozione, niente. Perché comunque posso mettere dei punti, non ce n'ho. Poteri generali, teletrasporto, calma interiore. Gelo, potere leggendario, combustione, potrai decidere quando avrai a livello 30, combattimento, dardo incantato, colpo gelido, però non ho punti, quindi. Vabbè, proviamo. Provo ancora una volta, se no. Oh, guarda qua. Niente. È bello che non ce n'è. Manco mezzo. Niente. Qua cosa c'è? Ah, ci avevo già guardato. Ci voleva. E qua è un casino. Ci riposso provare, ma non credo che riesco a concludere qualcosa.
c'hai i suoi guardiani lì. E io devo occupare quello lì. Potrei provare a scappare da sta parte. Vieni. Perché no? Ragazzi, l'ho seccato. Ma vai. Ce l'ho fatta. Rispetto per me. Visto, sono riuscito ad attirarmelo dalla mia parte. Ahia, ma qui allora sono altri cazzi. Non ci posso credere. Pensavo fosse finita qua. Qua sono veramente cazzi. Posso fare, non ce la posso fare. Io mi sposto di lì. Darsi che ce la facciamo qua. Cosa ci faceva in terra a raccattare cipolle? Questa qui cos'era? Questa verde della forza. Lo so che sono ferito, ma non posso farci niente. Scusate il singhiozzo. Devo cercare di finirla così. Preso pure fuoco. Non è che prima ho preso qualcosa di interessante, vero? Mi sembra di no. La chiave, questo qui sono guanti. Ah, niente, armatura di cuoio risonante. Per il ladro. Non so, provo ancora una volta, poi esco. La rifarò, così devo dire.
riusciamo a guadagnare. Non è facile ammazzare sto pezzo di merda, veramente tosta. Corda della salute, ritira la ricompensa. Adesso vediamo. Prendi tutto. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Comunque con queste nuove abilità mi fa veramente mi fa sballare. Mi fa proprio sballare. Dove devo andare? Qua. Che mi fa passare di qua? Ah, c'è la scorciatoia. Ok. Va bene. Ragazzi, grazie a tutti per aver visualizzato il mio video. Se vi è piaciuto lasciate il like e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.